Salve a tutti, friends, dal vostro Supercorri. Ta-da! Le attese pagelle del Gran Premio di Silverstone. Oddio, voglio veramente queste pagelle. Per me sono abbastanza tristi da fare, vi dico la verità. È disonorevole quello che abbiamo visto in pista, soprattutto a livello di noi ferraristi. Io penso che quello che sta facendo Ferrari quest'anno è l'ennesima dimostrazione di come sono anni che non cambia nulla. Cioè, la cosa sconvolgente di Ferrari è che sono anni che non cambia nulla. Chi segue la Formula 1 da tanti anni sa che questi errori li abbiamo fatti nel 2019, nel 2020, nel 2021, nel 2022 e li stiamo facendo nel 2023. Oggi Ferrari ha perso un'occasione d'oro perché si poteva giocare il podio con entrambi i piloti, più con Sainz che con Leclerc, perché come abbiamo visto purtroppo Leclerc continua a decadere di gomme subito e la gente questo non lo vuole capire. Anche lui ha detto in Austria che non riusciva a guidare l'auto e che è in difficoltà quest'anno con la vettura e con la gestione vettura. E la gente questo non lo vuole capire. Siamo riusciti a fare l'ennesimo errore gravissimo e distruggere la gara di Sainz, che a un certo punto poteva stare lì con Hamilton. Perciò in lotta per il podio e non lontano da Lando Norris, sfruttando il discorso che Ferrari ha più velocità di punta della Mercedes, avrebbe potuto attaccare se Sainz avesse messo le gomme rosse. Ed invece Ferrari fa l'ennesima strategia folle per penalizzare Sainz a favore di Leclerc, non si capisce per quale motivo. E siamo passati da una battaglia, un eventuale podio, ad un nono e decimo posto vergognosi. Altra gara dove Monte Carlo che potevamo ottenere risultati o guadagnare punti su Mercedes e Aston Martin, invece l'abbiamo persi. Cioè siamo riusciti a perdere punti da Mercedes e Aston Martin, che adesso sono sempre più lontane. È normale per voi, quando la gente vi diceva che Ferrari era migliorata, io vi dicevo no, Ferrari non è migliorata, ragazzi. Ferrari sta usufruendo di piste che, vuoi per layout, vuoi per condizioni climatiche, la stanno favorendo perché se la pista non è caldissima, se le temperature non sono troppo alte, se la pista è poco abrasiva, Ferrari può fare buone gare. Infatti, Canada, Austria e Silverstone sono state tre piste ideali da quel punto di vista. Ma ora che torneremo sulle piste tipo Monza, che ci stanno 50 gradi d'asfalto, là vedremo se Ferrari è migliorata. Ad oggi Ferrari non è migliorata perché è una macchina che con Leclerc al quindicesimo giro ha finito le gomme gialle quando c'è gente che ci ha fatto 40 giri. Non sei migliorato. Hai gli stessi problemi che avevi 6 mesi fa, inizio mondiale, quando la macchina mangiava le gomme. Una macchina che anche con Sainz arriva al 26-27esimo giro per fare il pit stop, ci arriva con le mani e con i piedi, con Sainz che è un grandissimo gestore gomme, quando Russell con le rosse continuava a girare, non è una macchina migliorata. Non è migliorata. Ferrari è andata meglio nelle ultime piste perché erano piste con temperature abbastanza basse e ha beccato sempre gare nuvolose. Se fosse stato caldo pure in Austria con una temperatura alta, Ferrari avrebbe avuto problemi. La gente non lo capisce. Ferrari non è migliorata per niente. È la stessa macchina e gli stessi problemi che aveva 6 mesi fa. Sta trovando piste migliori. Oggi era una delle ultime piste perché già in Ungheria, se come da tradizione in Ungheria ci saranno 40 gradi, 50 gradi sull'asfalto, voi vedrete un disastro perché Ferrari le gomme le finisce dopo 10 giri, Leclerc dopo 4. Questo che non capisce la gente. Ferrari non è migliorata. Però ci vogliamo raccontare la barzelletta da Sky che ti deve vendere l'abbonamento, ad altri che ti devono far vedere il video, che Ferrari è migliorata, funzionano gli aggiornamenti. Non funziona nulla, ragazzi. È la stessa macchina di prima. Con quattro cazzate portate che non hanno minimamente potuto cambiare le prestazioni dell'auto. E solo lo stupido, lo stolto può credere queste cose. Tra cui, piccola parentesi, ieri ho un po' perculato Verstappen per l'errore in uscita in box, perché da un campione come lui non ci se l'aspetta. Ho detto, non lo penalizzano mai, sono anni che stiamo vedendo che Verstappen non viene penalizzato, da quando l'anno scorso a Austin doveva essere penalizzato, a Monte Carlo doveva essere penalizzato, a Suzuka doveva essere penalizzato. Sono anni che vediamo che Verstappen non è penalizzato. La gente mi ha messo in bocca parole come se stessi dicendo che Verstappen è scarso. No, ragazzi, ad oggi Verstappen è il pilota più forte del mondiale. Ecco perché non c'ha bisogno di questi aiuti. Fa un'infrazione, deve essere penalizzato, perché ci ricordiamo altri team beccare penalità per cose molto meno gravi. Hai superato Russell con la bandiera gialla, a prescindere se ce l'hai sul monitor del volante o no. Vedi la bandiera gialla nei cartelli, tu devi rallentare. E lui non l'ha fatto, quindi penalità tutta la vita. Inutile che stai a scrivere i messaggi, fai finta. Una volta dici che è il più forte, Verstappen è il più forte, ma sta avendo tanti aiuti che non servono, come ce l'aveva Hamilton, che non gli servivano.
Detto questo, come al solito, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram ufficiale Supercorris 84, news in anteprima e sondaggi con chi chiedo la vostra opinione. C'è il mio canale sul canale Viola Supercorris The Gamer, se mi volete vedere in live, soprattutto nelle corse online. C'è la mia raccolta fondi, Supercorris and Friends, potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza, link in descrizione di PayPal, pure un euro donato, fine mese. Fine questo mese faremo una bella donazione, abbiamo saltato giugno per raccogliere un po' più soldi, vi ringrazierò con dei post con nome e cognome di chi ha donato, a prescindere dalla cifra. Allora, partiamo da Ocon, senza voto perché si è ritirato. Bah, raga, Ocon, come dico sempre, non basta fare un podio a Monte Carlo e poi fare altre 20 gare disastrose. Pilota che purtroppo sta andando male. Me l'aspettavo meglio, me l'aspettavo fare un salto di qualità, non arriva mai questo salto di qualità di Ocon perché non c'ha le qualità. Ovvio, pilota abbastanza scarso. Kevin Magnussen senza voto, arrostisce l'ennesimo motore Ferrari, quindi in futuro ci dobbiamo preoccupare anche dell'affidabilità di Ferrari, vedendo anche quello che è accaduto a Leclerc venerdì. Ma molti non l'hanno visto, perché le prove libere la gente non le vede. Chi guarda anche le prove libere e tutti i turni di prove si rende conto prima di quello che sta accadendo. Kevin Magnussen accende un campanello molto elevato sul motore Ferrari, perché ennesimo motore arrostito, Ferrari, dalla Haas, ci sono dei problemi. Anche Ferrari, team principale, inizia ad avere problemi di affidabilità, la cosa è preoccupante. Pierre Gasly, voto 3 perché stava facendo una grande gara. Probabilmente poteva stare pure lui più attento. Allora, c'ha torto Stroll per me nel duello, eh. Stroll l'ha preso e gli ha rotto la macchina facendogli finire una gara che lo stava vedendo protagonista. Però pure tu ti devi cercare di non mettere in quelle condizioni. Un pilota furbo non si mette in quelle condizioni. Poteva aspettare, far ripassare Stroll, lo ripassava perché l'Aston era in crisi nera. Ha sbagliato e si è ritrovato fuori dalla gara. Bene per noi che Alpine non prende punti, perché a sto punto bisogna iniziare a guardare pure dietro. Però devo dire che Gasly aveva fatto una bella gara, abbiamo visto lottare con Alonso, con altri piloti, stava ottenendo un buon risultato. Purtroppo la safety car ha rimescolato le carte, lui si è ritrovato dietro, ha fatto un errore. Cioè, poteva tranquillamente bypassare un sorpasso del genere su Stroll, mantenere la posizione in quel momento e superarlo agevolmente dopo. De Vries, voto 1, pilota scandaloso. Sì, l'Alfa Tauri è una macchina che non sta dando risultati, eh. Io sono il primo a dirlo, ma De Vries non mi piace. A sto punto veramente io consiglierei una sostituzione ad Alfa Tauri, perché tra Schumacher e Ricciardo sicuramente vanno meglio di De Vries. Però Schumi sarebbe una scommessa, Ricciardo già hai una certezza che ti può dare comunque un salto di qualità. Tsunoda voto 3, l'unica cosa positiva, si mette dietro De Vries, macchina scandalosa, piloti che non ci mettono una nota per fare qualcosa di buono. Male, 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 male. Male l'Alfa Tauri, male Tsunoda. Guanyu Zhou voto 3, male pure lui. Dopo le Alfa Tauri, quello che è arrivato diciamo sul fondo, mi aspettavo qualcosa di più dall'Alfa Romeo in generale, perché non lo so ragazzi, era la stagione dell'Alfa Romeo, mi aspettavo una stagione in cui l'Alfa Romeo dimostrasse il suo valore. Sta andando sempre peggio, i punti sono sempre lontanissimi, non so che dirvi, sono molto deluso. Anche Zhou si sta involvendo rispetto all'anno scorso, quando comunque dava la paga a Bottas a metà stagione. Quest'anno manco quello, sono alcune gare che Bottas lo ha sopravanzato. Lance Stroll voto 2, pilota scandaloso, non solo nelle prestazioni ma anche nelle scelte. Abbiamo visto danno inutile procurato a Gasly, potevano stare attenti tutti e due, ma Stroll pilota veramente in disarmo, pilota come De Vries veramente in disarmo, che non merita di stare in Formula 1. Io anche se fossi il padre direi, guarda Lance, lascia perdere, cambia sport, ti compro un team di MotoGP, vattene a correre là, perché non puoi correre in Formula 1. Nico Hülkenberg voto 4 perché ci si aspettava un Hülkenberg più vicino alla zona punti. Aveva girato discretamente durante le prove, quindi me l'aspettavo un po' più competitivo, ma è normale che la Haas fa grandi tempi nelle prove e poi decade quando è il momento di mettere insieme in gara i risultati. Mi aspettavo di più, però ormai non è più un segreto che Haas decade in questo modo. Valtteri Bottas voto 5 per l'unico fatto che non è arrivato lontanissimo dalla zona punti, si è messo dietro Zhou, poi io chiaramente quelli che hanno lottato dietro non l'ho visti, non posso dirvi di più, però gara discreta, perlomeno si è tenuto in linea di galleggiamento, dai, diciamo questo. Sergeant voto 6 perché ai limiti della zona punti non era mai accaduto, chiaramente ha sfruttato la pista migliore per la Williams, perché è una pista dove contava la velocità di punta e la Williams ce l'aveva, quindi ha fatto davvero una buona gara Sergeant.
chiaramente sono tutti distacchi falsati dall'entrata della safety car, che anche lì, vergogna, cioè si blocca la macchina in mezzo alla pista della virtual. Che cazzo della virtual? Cioè, sapendo che devono entrare i commissari in pista, il carro attrezzi, dai subito la safety car. Per non penalizzare Verstappen e chi stava davanti, stavano cercando di non dare manco la safety car, sti pazzi. Sainz, voto 3. Voto 3 perché io voglio salvare Sainz anche a cospetto di quelle capre che ci hanno detto il da cacciare a calci in culo. No. Sainz ha subito per l'ennesima volta una strategia del team folle, capiamoci. Però porca troia, stai a correre, il team ti dice entra in box, ti mettiamo le gomme bianche, ma tu brutto ciuccio. Ma chiedi le rosse? No, di noi voglio mettere le rosse, a prescindere, pure se non ce le hai nuove, ce le hai usate di 2 giri. Quella era la gomma da mettere. Sainz che è bravo a gestire la gara, con 20 giri da fare alla fine, macchina scarica, temperatura in netta ascesa, non chiedi le gomme. Ma diciamo, sei un pazzo, sai, ti fai andare bene, dici al team... Pensateci voi, a un team così schifoso e becero come la Ferrari. Poi ti prendi un decimo posto e ti sti zitto. Polemiche nel weekend con Leclerc. La tensione sale perché quando i risultati non arrivano, la tensione sale. Altra gara dove Sainz poteva fare molto meglio di Leclerc e arrivare davanti, che è stato umiliato dal team. È stato umiliato dal team. Alla ripartenza già ve l'avevo detto, succederà quello che è accaduto l'anno scorso con Leclerc quando ha tenuto le bianche. Alla ripartenza tutti hanno sorpassato Sainz. E si è ritrovato da quinto, sesto, quanto stava? A decimo. È normale per voi che Ferrari fa una cosa del genere. Perché Ferrari continua a mettere le gomme morbide, cioè non continua a mettere rosse? Perché c'ha paura di crollare in gara? E che succede? Si prende questi rischi per poi arrivare ancora peggio di come arriverebbe se crollerebbe in gara. Però perché succede, vi dico io, perché Ferrari, se mettesse le gomme rosse a Sainz e lui avesse problemi in gara, tutti si renderebbero conto di quanto Ferrari non è migliorata e scoppierebbe un putiferio. Scoppierebbe un putiferio. Invece adesso tipo di però abbiamo messo le bianche, pensavamo che erano le gomme giuste. Non è così. Perché Sainz le rosse le poteva gestire tranquillamente 20 giri. E questo ti fa capire quanto Ferrari sta sotto Mercedes, che ha fatto 30 giri che le rosse, che Russell. Leclerc voto 4 solo perché è arrivato davanti a Sainz. Gara che non mi è piaciuta. Si è staccato subito dalle McLaren, almeno quello mi aspettavo che poteva... Almeno il passo McLaren poteva tenerlo, non l'ha tenuto. Leclerc in netta difficoltà, per l'ennesima volta è stato il primo a crollare con le gomme già dal 15° giro. Il team gli ha fatto semplicemente la strategia migliore, come ha fatto con Sainz l'anno scorso in Ungheria. La gara di oggi è la replica della gara dell'Ungheria. La Ferrari ha messo a Sainz le bianche sapendo che l'aveva penalizzato, a Leclerc l'ha fatto rientrare durante la safety car, gli ha messo le gialle, un minimo si è tenuto a galla. Nonostante si è ritrovato dietro, ha dovuto risalire e non ha ottenuto niente più che un nono posto. Strategia sconcertante di Ferrari, ma un Leclerc in netta crisi. Non riesce a guidare e, salvo come in Austria, che si trova solo, gli altri dietro battagliano e perdono tempo, riesce a prendere un secondo posto. Ma se non si vanno a verificare queste situazioni, lui se lo deve guadagnare in gara, raga. Non ce la fa. Perché purtroppo Leclerc, l'ha detto pure lui, non riesce a guidare quest'auto, non riesce a gestire queste gomme. È evidente. E hanno anche cambiato... struttura, le gomme, la Ferrari sempre gli stessi problemi, ciao. Ne parleremo domani, faremo degli approfondimenti e tutto quello che ci pare. Alex Albon, voto 8 perché grande gara, alla fine riesce a passare le Ferrari con una velocità di punta sontuosa della Williams, prende dei punti importanti e ha fatto una grande gara Albon. Me l'aspettavo dentro la top 10 ed è arrivato. Grandissimo risultato, sono contento per lui che sta facendo un'altra stagione positiva, anche se sarà difficile trovare un top team perché sono tutti occupati. Portare punti alla Williams a Silverstone è un grande risultato. Fernando Alonso voto 4, male. Malissimo lui, malissimo l'Aston Martin. Raga, evidentemente l'Aston Martin sta pagando piste particolarmente fredde perché la pista di casa dovevi fare di più. Si è fatto superare da Hamilton in maniera assolutamente indecente per uno come lui abituato a lottare. Ma sintomo che aveva capito che non c'aveva il passo della Mercedes. Ed è la seconda gara consecutiva che la Aston va male e quindi iniziano a essere un po' tante. Vedremo se si riprenderanno subito. Allora tutto quello che stiamo dicendo sarà un discorso inutile. Però inizia a essere preoccupante l'involuzione di Aston Martin. Io me l'aspetto che torni forte, soprattutto se la temperatura sale. Perché comunque la macchina di base è un'ottima vettura, meglio di Ferrari sicuramente. Però i risultati iniziano a essere pesanti. Perez voto 7 perché alla fin fine è arrivato sesto, ha recuperato. Buoni sorpassi, buona velocità di punta, un buon Perez che ha dovuto mettere una pezza a una posizione complicata di partenza, quindi ottimo
ha fatto il suo. Io ve l'ho detto, se parti così dietro, ho detto ieri, non puoi prendere il podio. Quindi Perez sostanzialmente ha fatto quello che gli si chiedeva. Russell, voto 5. Voto 5 da dividere col team perché è stato quello che ha fatto la gara più sorprendente fino alla safety car. È riuscito a fare una caterva di giri con le rosse, dimostrando quanto Mercedes sia forte nella gestione gomme, e lui non è da meno come pilota. Poi chiaramente però si è trovato a dover mettere le gialle, non ha avuto più la prestazione per arrivare a lottare per il podio. Stava lottando per il podio, l'aveva messo in quel posto a Ferrari altamente. È chiaro, ragazzi, che con le gialle alla fine non è riuscito a trovare la prestazione. Il problema è che la Mercedes manca di velocità di punta. È una vettura che non riesce a generare grosse velocità di punta, anche col DRS fa fatica a passare. Abbiamo visto una McLaren velocissima, che a un certo punto si sono affiancati Norris Hamilton nel rettilineo, quello vecchio, del traguardo e della partenza vecchia. E Norris, praticamente, nonostante le gomme più dure, è riuscito con meno trazione a dare non so quanti metri a Hamilton, dimostrando di avere una velocità netta più veloce di punta. E quindi, nonostante il motore sia quello, e quindi Russell si è trovato in difficoltà, è stato penalizzato dalla safety car, pure tanto perché si poteva giocare il podio. Piastri, voto 8, paga una scelta del team sbagliata. Non capisco perché McLaren, che ha fatto lo stesso errore di Ferrari, si è potuta permettere comunque di arrivare davanti perché aveva un bel vantaggio, ma di fatto ha fatto perdere il podio a Piastri, che meritava il terzo posto oggi. Io lo critico sempre, Piastri, ma oggi era da terzo posto. Perché sostanzialmente bastava mettergli le gialle, non dico le rosse, e si sarebbe potuto difendere da Hamilton in virtù appunto di una velocità di punta migliore. Sarebbe potuto difendere, avrebbe potuto sorpassare in virtù di una velocità di punta migliore. Quindi poteva sicuramente riattaccare, non ci è riuscito. Con delle gomme bianche che sappiamo non sono andate in temperatura al top, non gli hanno permesso di sfruttare la macchina. Oggi la McLaren meritava il podio, perché è stata eccezionale per tutta la gara, salvo poi sbagliare a mettere le gomme. Scelta sbagliatissima che non capisco perché, ripeto, la McLaren aveva dimostrato nel primo stint di gestire anche molto bene le gomme e sostanzialmente avrebbe dovuto mettere, scusate, ha fatto il primo stint con le gialle la McLaren, sì, poteva mettere le rosse perché 20 giri l'avrebbe fatti tranquillamente con la macchina scarica. Troppa troppa paura di crollare con le gomme e alla fin fine hai fatto perdere il podio a Piastri, però ottimo risultato. Lewis Hamilton, voto 8. Ragazzi, è andato tutto bene Hamilton. A un certo punto era evidente che faceva fatica anche a superare la Ferrari. Ha avuto la fortuna di trovarsi la safety car sfruttandola con le rosse, quello che avrebbe dovuto fare Sainz. E niente. Fine gara ha provato ad attaccare Norris, dimostrando i limiti enormi che ha la Mercedes in velocità di punta, però ha preso un podio. Insperato fino alla safety car. Mercedes è stata più furba, Mercedes è migliore di Ferrari a livello strategico, è riuscita a sfruttare un'occasione d'oro, cosa che Ferrari non ha fatto. Quindi bravo Hamilton che si prende un podio in casa che dà morale, bravissima Mercedes che ha fatto la strategia che doveva fare Ferrari. Loro ci hanno avuto le palle di farlo, Ferrari no. Posso capire che Mercedes gestisce meglio le gomme, ma non mi dite che Sainz non avrebbe fatto 20 giri con le rosse alla fine, non ci credo. Lando Norris, voto 9, grande gara. Norris è stato straordinario, se non per il sorpasso subito da Verstappen, assolutamente passivo. Poteva essere molto più cattivo perché magari potevi indurre Verstappen a fare un errore. Magari che ne sai, stavi primo, ti dovevi tenere quella prima posizione, molto in maniera più aggressiva. Invece si spostano i piloti quando arriva Verstappen. L'ha fatto passare, è stato a un secondo per parecchi giri, dimostrando che il passo c'era all'inizio con le gialle. E poi chiaramente anche lui ha avuto il problema che il team gli ha messo le bianche per fare 20 giri. Strategia folle. Poteva benissimo Lando Norris provare con le rosse e cercare di fare una pazzia su Verstappen. Non ci sarebbe riuscito, eh. Certamente era meglio provare e non lasciare nulla di intentato. Però, grandissimo podio. Norris, ragazzi, è un fenomeno. Norris, gli dai la macchina buona, ti può lottare per i mondiali, ti può vincere anche i mondiali perché è completo. È un pilota forte in qualifica, in gara, sul bagnato, fa degli errori anche lui, sì, sicuramente. Oggi non ne ha fatti, pilota fortissimo. La difesa su Hamilton ha dimostrato quanto sia forte anche in difesa. Quindi pilota straordinario. Max Verstappen, voto 10, che gli si deve dare? Voto 10 da dividere con una macchina che ormai è imbattibile. Stucchevoli le sue moine alla radio, e la macchina non va bene, e le gomme non vanno bene, e quello non va bene. Secondo me lo fanno proprio apposta per dimostrare che non sono al top quando sono al top, perché ha passato Norris,
all'inizio guadagnava 2-3 decimi, ho detto palesemente sta gestendo l'auto e non sta spingendo di sua spontanea volontà. Al momento che ha spinto, solita storia di sempre, 7-8 decimi in secondo, si è allontanato subito, ha dato subito parecchi secondi a Norris. Ragazzi, purtroppo gli hanno permesso di fare un dominio così marcato che questi quest'anno rischiano davvero, cioè rischiano, vinceranno tutte le gare, solo uno del ritiro per KO o per incidente o per motore, qualcosa tecnico li può rallentare, sennò vinceranno tutte le gare, tutte le gare. Sarà un disastro perché purtroppo dobbiamo dire che una Formula 1 così noiosa per le vittorie poche volte l'abbiamo vista. Migliore della giornata lo voglio dare a Lando Norris, un grandissimo podio, meritatissimo. Peggiore della giornata Ferrari, ciao Guaglione.